È la sfida a cui nessuno può mancare, Minturno, Real Castelfontana, la capolista a 27 punti del girone C, affronta quest'oggi al Pala Borrelli l'inseguitrice, 19 punti per il Minturno, allenata da Andrea Cardillo. Le squadre al centro del campo si affronteranno per la 10ª giornata del campionato regionale di Serie C2. Tutto pronto, le squadre appunto schierate al centro del campo. Manca il fischio d'inizio che arriva proprio in questo istante. Piscetta subito per il Castelfontana, che smista il pallone per pochi minuti ancora. E c'è il gol! Il vantaggio del Minturno! E c'è Colacicco che porta in vantaggio il Minturno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Deve fare gli straordinari perché lo disturba Giuliano Cavallo, che mette fuori il pallone comunque. Moreira direttamente in avanti, trova Brundu però. Ancora Riso, Moreira gli soffia il pallone, se ne va il Minturno. Moreira e Di Staglio in rete! Raddoppio del Minturno che non si ferma sul fallo. E arriva il gol del raddoppio con Di Stasio, appena entrato Di Stasio, l'autore del raddoppio. Riso, pallone soffiato, è Pisceta adesso che se ne va verso la rete, e c'è il gol che accorcia le distanze da parte di Pisceta al 19esimo. Si può involare a rete, ancora Giuliano Cavallo che recupera il pallone, adesso c'è il fallo, ancora Riso. E ancora Minturno con Di Stasio, ancora Minturno a rete! Riso! Daniele Riso! Ancora Minturno in gol! 25esimo del primo tempo, Daniele Riso in gol e il Minturno allunga nel risultato 3-1 verso le due panchine. Ancora Di Stasio, prova a girarsi con il destro e rete! Enrico Di Stasio! Arriva il gol di Enrico Di Stasio, 28esimo. Cincato Alves, era uscito Barba. Di Stasio per il Minturno fa tutto da solo, si invola a rete e c'è il gol! Rete! Enrico Di Stasio colpisce ancora, 18esimo della ripresa, tripletta personale per lui. Guiducci a riportare il Castelfontana sotto di 4 reti. Giuliano Cavallo e Chinea, il gol al 24esimo di Chinea. Giuliano Cavallo all'indietro per Daniele Cavallo questa volta. Montagnolo, il tiro di Montagnolo, conclusione velenosa, 27esimo. Saviano in porta per il Minturno, parte il fischio e parte anche Daniele Cavallo, il tiro e la rete. Il Real Castelfontana accorcia ancora le distanze. Riso lo spedisce fuori. Arriva la fine della gara al 32esimo della ripresa. Il Minturno batte il Real Castelfontana per 5-4. Proteste da parte dei giocatori del Real Castelfontana con tutta la panchina in campo. Finisce quindi la sfida della 10ª giornata qui al Pala Borrelli. Il Minturno batte la capolista e accorcia le distanze dalla stessa a 5.